Anche la giunta regionale è in piena sintonia con il governo centrale. L'asse Roma-Abruzzo in questi due anni di governo Meloni ha prodotto risultati tangibili sul territorio e portato risorse all'Abruzzo. Per il presidente della regione, Marco Marsilio, ci sono degli asset nei quali si sta giocando un ruolo fondamentale grazie alla sinergia con il governo centrale. Basti pensare alla ricostruzione. Sulla ricostruzione sismica, ad esempio, negli anni passati i sindaci dell'Aquila, i presidenti della regione devono andare col cappello in mano a pregare nelle commissioni di avere l'emendamento approvato magari il 31 di dicembre, lasciando nell'incertezza tutti gli uffici, i cittadini, le aziende e le imprese. Questo non succede più. Quello che serve per la ricostruzione sismica adesso, in questi ultimi due anni, si scrive direttamente nella legge di bilancio e non c'è bisogno di pietire emendamenti. Ma l'attenzione del governo, ha specificato il governatore d'Abruzzo, ha permesso anche di superare delle problematiche che si trascinavano da forse 40-50 anni. Basti pensare, in questo caso, alla si è attrezzato a Pescara. Abbiamo risolto problemi che attendevano da 40, se non 50 anni, di essere affrontati. Vedi la vicenda dell'asse attrezzato a Pescara, dove abbiamo ottenuto gli stanziamenti per pagare gli espropri e chiudere un contenzioso che ha avuto come effetto quello di mettere a terra tutto il consorzio industriale che vive tra i due capoluoghi di provincia, tra Chieti e Pescara. Insomma, queste e tante altre occasioni hanno dimostrato la grande sensibilità, la grande attenzione e la proficuità di questo rapporto.